Noi stamani siamo qui come sindacato Asia e come comitati per il diritto alla casa per cercare di dare una mano alla famiglia Colombo, che è una famiglia che, a cui hanno pignorato l'appartamento circa 6-7 mesi fa da parte di un avvocato, non livornese, un avvocato di Bologna, che ha in testa circa, in questo momento circa 6 appartamenti, di cui 2 qui a Livorno, e quindi questo e un altro in via Calatafimi, da cui è già riuscito, comunque è già riuscito ad entrare in possesso sfrattando una famiglia di anziani. E stamani siamo nuovamente qui per la terza volta perché cerchiamo di dare una mano a Colombo, in quanto è possibile che nei prossime settimane, nel prossimo mese, si possa trovare una soluzione da parte del comune, un affitto concordato, e quindi noi chiediamo al proprietario e cerchiamo di fare pressioni sul proprietario affinché si ottenga magari un rinvio di un tempo congruo per cercare, insomma, di trovargli una soluzione per fare un passaggio da casa a casa. Colombo giusto appunto è anche malato di cuore, quindi oggi se dovesse subire uno sfratto, insomma, ci sarebbero anche ripercussioni dal punto di vista della salute, e quindi cerchiamo, insomma, di venire incontro alle famiglie livornesi e straniere. Per noi non c'è assolutamente nessuna differenza nella loro battaglia per il diritto alla casa. L'ufficio casa e la casa. C'era l'assessore. L'assessore è stato chiamato a telefono. No, l'assessore non si è presentato. Si è presentato Fratelli d'Italia. Livorno Libera, come dice. Buongiorno Livorno. Buongiorno Livorno. Che è stato pure buttato. E il proprietario dov'è? Il proprietario è bene che sparisca, perché sennò ma è su? Si è rimpiattato. Qui?